Ci troviamo con Mario Conio, candidato sindaco della lista Insieme. Di che cosa parliamo oggi? Le politiche sociali. Bisogna prendere atto di una grave crisi economica che ci attanaglia da anni. Non è un problema di comunità, è già un problema sicuramente di tipo globale. Purtroppo chi ne ha fatto le spese sono le famiglie. Le famiglie che qualche anno fa erano povere, oggi sono ancora più povere purtroppo. Chi aveva condizioni medie oggi rischia di avvicinarsi alla soglia di povertà. È evidente quindi l'urgenza e l'allarme sociale che esiste in questo ambito. Cosa può fare un comune? Un comune deve attrezzarsi con politiche sociali che siano di sostegno ai propri cittadini, nei limiti chiaramente dei mezzi economici che ci vengono forniti. Al centro del nostro progetto c'è il concetto di famiglia. La famiglia deve trovare davvero un sostegno diretto da parte nostra. È nostra volontà mettere i servizi sociali al centro del progetto di amministrazione del nostro comune. Lo possiamo fare tramite alcune direttrici fondamentali. Innanzitutto l'erogazione di contributi ed esenzioni a sostegno di soggetti e famiglie con evidenti situazioni di necessità. È chiaro che è un tema estremamente delicato, sarà necessario fare tutta una serie di verifiche con strumenti di verifica e controllo idonei per capire le reali esigenze e stato delle famiglie. Bisogna sviluppare poi servizi a favore dei cittadini che richiedono assistenza nello svolgimento dei loro adempimenti. Iniziative per favorire un miglioramento della qualità della vita del cittadino. Questo si può fare tramite vari canali, tanto sostegno agli anziani, una fascia realmente importante dei nostri cittadini, con la promozione dei servizi atti a sviluppare quello che è la coesistenza, la coesione, la socializzazione. Noi abbiamo centri anziani che fanno oggi un buon lavoro, ma che vanno sicuramente implementati e migliorati nei loro servizi, con il sostegno deciso, forte del comune. Abbiamo i giovani. I giovani sono una categoria, oggi esprimerò forse un concetto un po' forte, a rischio, quasi come gli anziani, perché la mancanza di attenzione che spesso si ha nei confronti degli anziani, per assurdo si ha anche nei confronti dei giovani. Quindi è nostra volontà riuscire a sviluppare tutti i percorsi di socializzazione anche nel mondo giovanile. Il mondo giovanile come può essere sostenuto? Con attività culturali sul territorio e con attività legate al mondo dello sport. Lo sport è il principale fattore di educazione e sviluppo che si può dare ad un giovane. Un giovane interessato allo sport è un giovane che togliamo dalla strada e dalle cattive frequentazioni ed abitudini. Quindi anche in questo caso è nostra volontà mettersi a fianco dei nostri cittadini e dare grande sostegno, grande vicinanza a tutte le associazioni sportive e culturali, come dicevo prima, presenti sul territorio. Una città dove lo sport è favorito, dove lo sport è promosso a favore dei giovani, è una città che ha una società più giusta e più equilibrata.